Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in un nuovissimo video. Vi starete chiedendo come mai abbia in mano una bacchetta. Qualcuno dirà perché sei grullo? Non solo, perché oggi facciamo una ricetta ispirata ad Harry Potter. Infatti facciamo la burro birra, quindi facciamo questa bevanda famosa appunto per i libri, per il film di Harry Potter, che si chiama burro birra, che però è totalmente analcolica. Andiamo con l'elenco degli ingredienti. Allora, ci servirà gassosa, zucchero di canna, burro, panna fresca, aceto di mele, sale e acqua. È veramente molto semplice. Iniziamo facendo un caramello. Dunque, per il caramello, fuoco basso, mettiamo lo zucchero e l'acqua. Rimetto in frigorifero la gassosa perché deve essere fredda. Ci vediamo tra qualche minuto il tempo che si sciolga lo zucchero. Allora, sono passati veramente pochi minuti e lo zucchero si è già tutto completamente sciolto. Adesso alzo appena appena e aggiungo il burro. L'ho tagliato a tocchettini così, come potete vedere, perché li aggiungo un po' per volta e via via che nel giorno lo faccio sciogliere. Ovviamente adesso mescolo perché ho paura che dopo si riattacchi il caramello sul fondo, no? Allora, ovviamente il burro birra, quindi ci vuole del burro. Non so chi abbia depositato questa ricetta. Io ho cercato in rete e ho trovato diverse versioni, tutte più o meno simili. Questa è quella che mi è sembrata la più fattibile. E burro birra è una bibita famosissima di quando, mi sembra nel terzo capitolo, i ragazzi vanno da Hogwarts a quel paese vicino, che c'è quel pub, e quel pub appunto bevono la burro birra. Quindi il burro si è sciolto tutto, aggiungo il sale. L'aceto, ok, appena sarà andato via l'odore dell'aceto aggiungo la panna. Benissimo, allora quando avrete ottenuto un composto liquido e liscio in questa maniera lo lasciate freddare completamente, dopodiché ci uniremo la gassosa e il gioco è fatto. Ci vediamo quindi tra un po' tempo che si raffreddi completamente. A dopo. E eccoci, sono passati un po' di minuti, il caramello è freddo, la gassosa è fredda. Io prima voglio fare una cosa, questa è una caramella mu potenziata, buonissima, vi consiglio di farla anche solo per questo. Allora aggiungo la gassosa. Ok, e mescoliamo bene. Adesso proviamo a rovesciare dentro. Ora questa va fatta un attimo riposare, io intanto la servo in un bicchiere. Quindi burro birra, secondo me deve riposare un altro po' perché si divide la schiumettina dal sotto, però voglio assaggiarla. È incredibilmente dolce, però è piacevole. È veramente piacevole. Fatela ai vostri figli, fateli una sorpresa. Buon Halloween a tutti, iscrivetevi, fatemi pubblicità e alla prossima. Ciao!